Allora, ci troviamo qui nel comune di Chiusi della Verna. Questo cinquantenne è stato estratto vivo appunto dalle macerie. In realtà si è trattato appunto del crollo di una parte di questa palazzina dovuta a quanto pare ad una fuga di gas, ma ovviamente sulle cause sono in corso le indagini. I soccorritori sono rimasti sempre in contatto con appunto questo cinquantenne che è rimasto sotto le macerie. Per il momento sembra che sia l'unica persona che era appunto all'interno di questa palazzina. Qui c'è una signora che ha sentito questo scoppio. Sentiamo che la sua testimonianza. Ho sentito un boato incredibile e sono uscita pensando che fosse un terremoto perché stava crollando tutto il muro, scoppiavano le porte, le finestre e ho chiamato subito il 112. Ha avuto paura. Di più perché era uno spettacolo impressionante. Ecco, la paura, come hai sentito Chiara, è ancora molto tangibile, ovviamente su poi insomma, tutti i vari risvolti, soprattutto sulle cause, ci dobbiamo riaggiornare. La palazzina, come è ovvio pensare, è stata dichiarata inagibile.